La pallacanestro San Michele Maddaloni vince e convince contro Cerni in una gara che aveva il suo peso specifico di importanza, visto che con questa vittoria i Maddaloni si mettono 6 punti di distanza tra sé e gli avversari molisani, primi inseguitori in classifica, oltre a capovolgere la differenza a Canestro dopo il meno 5 rimediato all'andata. La posta in palio è importante per entrambe le squadre e allora l'inizio di gara è piuttosto equilibrato e contraddistinto da tanti errori, forse a causa della pressione. Dopo 5 minuti il punteggio è in perfetta parità sul 5-5, ma di lì a poco gli ospiti riescono a trovare la giusta continuità compiendo l'allungo sul 7-13, che sarà il massimo vantaggio per i Cerni. La reazione dei biancazzurri non si fa attendere e con essa arriva il break che permette un sorpasso sul 18-15. Gli ultimi 2 minuti del primo quarto sono scanditi da un botte e risposta che vede i Cerni chiudere al primo pit stop avanti di un punto. La seconda frazione vede il San Michele iniziare pian piano ad imporre il proprio gioco, sfruttando la maggiore fisicità del pacchetto lungo e provando spesso e volentieri a capitalizzare i mismatch vicino al canestro. Dall'altra parte, gli avversari si applicano quasi esclusivamente con continue triple e con questo andazzo al 15esimo, ma dove li conduce sul 37-35. Arriva il time out e il gioco ne risente, tanto che nei successivi 3 minuti si segna con il contadici, anche se gli andanti impattano a quota 39. Come una fisarmonica, gli ultimi 2 minuti del primo tempo vedono infiammarsi la gara, con i locali che trovano il più 6 prima di concludere al 20esimo con 5 lunghezze di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi, i biancazzurri trovano immediatamente la doppia cifra di vantaggio sul 52-42. Il leitmotiv della gara non tende a cambiare ed anzi, la forbice man mano che il tempo scorre tende sempre più ad allargarsi. Prima 12 punti sul 64-52 al 25esimo e poi 15 sul 74-59 al 28esimo, i punti di scarto per i Cerni che pur in difficoltà cerca di non indietreggiare. Il solco decisivo viene scavato da un indemoniato Pedro Ignacio Rubera che praticamente segna in qualsiasi maniera. Il massimo vantaggio per Maddaloni però sarà raggiunto soltanto all'ultimo riposo, quando il tabellone luminoso dirà 79-61. I Cerni inizia sprombattuto il quarto di gioco conclusivo, ricucendo il gap sino all'80-70 al 33esimo. La produzione offensiva dei maddalonesi subisce un rallentamento, tanto che gli avversari riescono anche a tornare ad 8 punti di distanza, sugli 82-74 al 35esimo. Coach Giovanni Monda sa perfettamente che non può rischiare di far rientrare i Cerni, e così, per mantenere alta la concentrazione, chiama timeout. I suoi ragazzi riescono a conservare l'ampio vantaggio, oscillando intorno alla doppia cifra, ma a 50 secondi dal termine i Cerni potrebbe limare lo scarto dalla luna, anche se spreca tutto con uno 0 su 4. Il San Michele non perdona dall'altra parte e così chiude la gara sul 94-84 finale. Giovanni Monda, coach, è arrivata una vittoria con Isernia, una partita che soprattutto nel secondo tempo è stata, possiamo dire, quasi dominata e oltretutto si porta anche il fattore, la differenza canestri, che ovviamente nella lotta per i play-out sicuramente sarà un fattore importante. Sì, sicuramente voglio dire è stata una partita importante, è stata una vittoria importante legata a queste condizioni che sicuramente hai sottolineato tu, il fatto che nel secondo tempo abbiamo allungato in maniera importante è stato altrettanto, come dire, una cosa positiva. E se vogliamo trovare un pochettino
L'aspetto negativo di questa faccenda è stato proprio che però abbiamo consentito un piccolo rientro, anche se comunque in termini sempre di massima tranquillità per quanto riguarda il risultato, cosa che però in ogni caso va rivista, perché non una volta messa in ghiaccio la partita bisogna cercare di mantenere quel tipo di situazione. Due punti importanti soprattutto in vista della trasferta di domenica prossima a Isernia, dove in teoria si può chiudere davvero la questione play out, almeno per quanto riguarda appunto il fattore campo. Certamente, andiamo a Venafro e sicuramente sarà importante per chiudere questo discorso e poi dopo vedere, valutare e prepararsi nel miglior modo possibile per il finale di stagione, che sarà sicuramente estremamente importante, così come poi dopo avremo la pausa di Pasqua e dovremo preparare le ultime partite in maniera importante, perché poi magari non è mai detta l'ultima parola. Grazie a Coach Monda. Grazie a te.